Una volta mostrai a Padre Pio un bellissimo ramo di bianco spino fiorito e mostrando al padre i bei fiori bianchissimi esclamai: «Quanto sono belli!» «Sì», disse il padre, «ma più dei fiori son belli i frutti». E mi fece capire che più dei santi desideri sono belle le opere. Pace e bene, care sorelle, cari fratelli, e ben ritrovati qui nella trasmissione inerente i pensieri di il buongiorno di Padre Pio, un pensiero di Padre Pio desunto da varie fonti, non solo dall'epistolario, in questo senso da altri scritti che persone hanno recepito. Come avete sentito, c'è un Padre Pio inedito questa mattina 9 gennaio, e cioè un Padre Pio, chiamiamolo così, innamorato della natura. Quando parla del biancospino, dei frutti e anche dei fiori che appunto sono inerenti a qualsiasi arbusto che noi troviamo sulla terra. Prima di entrare nel merito però vorrei fare un breve accenno al grande amore, poco conosciuto peraltro, che Padre Pio aveva per la natura. Ci sono delle lettere stupende dove Padre Pio parla degli alcioni, sono delle specie volatili che si trovano qui sul Gargano e che lui ammirava, soprattutto qui in Puglia, dove si crea un nido con i cuccioli all'interno e soltanto un buchetto in alto perché essi possano respirare, appunto gli alcioni. Diceva Padre Pio, quel buchetto, quella fessura in alto è il legame che esiste tra la natura e la soprannatura. Ma torniamo a questa immagine del biancospino che ha dei fiori e anche dei frutti. Cosa intende dire Padre Pio mettendo in sinossi la possibilità che noi non possiamo soltanto seminare qualcosa per ottenere dei fiori senza poi arrivare a dei frutti? Intende dire, di fatto, dal punto di vista spirituale, che noi riceviamo ogni giorno, anche oggi, delle chiamate da parte di Dio. Quelle sono i nostri fiori. Però il sì detto a un fiore, per esempio a un fiore di biancospino, deve piano piano portare alle opere, ai frutti. Tradotto ulteriormente, e qui mi ricollego ai padri della Chiesa, la vera vocazione cristiana, matrimoniale, religiosa, sacerdotale, episcopale, non è quella di dire di sì all'inizio, ma è quella di saper dire di sì fino alla fine. Questa è la grandezza della vocazione cristiana. Ed ecco perché appunto dai fiori bisogna passare ai frutti. Anche perché, se noi permettiamo che si passi ai frutti, noi permettiamo a Dio di poter operare. E qui ritorna ancora il concetto di grazia, che è tanto caro a Padre Pio. Lo utilizzo con un linguaggio teologico. Il fiore è il nostro atomo di libertà che noi offriamo a Dio perché Lui possa seminare in noi un'ispirazione, una vocazione, come tanti giovani che scelgono di diventare ancora adesso, nel XXI secolo, frati cappuccini. Però dopo serve anche il buon terreno della nostra libertà perché questo atomo di grazia diventi da fiore a frutto, e ciò è possibile soltanto con il passare del tempo. Noi dobbiamo dare tempo al tempo, e questa è un'espressione italiana tra le più stupende e difatti difficilmente intraducibile in altre lingue, perché, citando San Giacomo l'Apostolo, è soltanto, dice Giacomo l'Apostolo, dalle tue opere che io riconoscerò la tua fede, se tu mi dirai in quale fede io devo prestare credito. Ancora una volta, nella sinossi tra fiori e frutti,
Certamente sono importanti i fiori, altrimenti non ci sarà nessun frutto, fino a prova contraria. Però noi riusciamo a diventare immagini iridiscenti, cioè luminosi di quello che è l'amore di Dio, se continueremo a seminare buoni frutti, le cosiddette buone opere. Non potrà essere dimenticato una carezza fatta a un fanciullo, un atto di perdono fatto alla moglie o al marito se ci hanno creato qualche disagio. Non potrà essere dimenticata una visita fatta a un malato o a un anziano in ospedale, perché quello appunto sarà il frutto del nostro fiore che avevamo accettato di accogliere nella nostra vita all'inizio.